Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati in questo piovoso lunedì, almeno in questa, in questo agro novarese, diciamo. Chi è stato il primo stasera? Paolo primo, secondo Diego, terzo Marco. Marco, mi spiace, non ho potuto ascoltare il tuo, aspettando Giannizzo, andavo di corsa e alle 6:28 ho allestito tutto, però ce l'ho fatta. Ciao Max, sempre ben trovato. Probabilmente Diego è stato il primo a scrivere ciao, si perde tempo. Guarda un po' chi c'è tra gli iscritti di oggi al gruppo Facebook, vedrò, non so chi sia perché non ho seguito tanto oggi. Quello che è successo, piove e fa pure freddo. Rispetto a Latina, dove stavo appunto fino a stamattina, ci sono 3-4 gradi di differenza e vi posso assicurare che 3-4 gradi di differenza ci stanno tutti. Oggi guardavo la catena delle Alpi fino al Monte Rosa, è tutto innevato. Speriamo che non arrivi la neve anche qui nella grigia Grignasco, o meglio nella grigia Valsesia, dovuto alla pioggia, ma in ogni caso è la zona che mi ospita, quindi non la posso odiare, ma scusatemi, permettetemi, non la amo neppure, quindi mica pochi. Sì Max, ti posso assicurare che anche giù piove, ma ci sono veramente quei gradi di differenza che si fanno tutti sentire. La sento, però vedo che vi ammalate anche qui alla grande. Max me la tira, arriva. Bene, in ogni caso starò chiuso dentro casa o dentro scuola e aspetterò questa benedetta neve. Dicevo ragazzi, che dire, fine settimana di tutto relax, su tutti, e sono veramente contento, le iniziative dell'Araldo del Giannizzero, a cura di tutta la redazione, e l'iniziativa di Francesco Frank, riguardo il suo tutoraggio, la sua scuola online con un software apposito, e mi pare che l'iscritto nel gruppo di oggi, poi vediamo claro, chi è l'iscritto nel gruppo di oggi, magari potete anche farmelo capire via, non lo so, in maniera anonima. Dicevo, contento perché finalmente qualcuno ha capito che bisogna fare diffusione, ci piace questo hobby, ma se non lo alimentiamo con un pochino di nostro tempo non riusciamo poi a diffonderlo. E non è che non giochiamo se non lo diffondiamo, ci mancherebbe altro, ma possiamo sacrificarci un pochettino per far conoscere, e chiaramente poi ci va un po' di ego di ognuno vuole dare, ognuno vuole dare la sua impronta, ci sta, però se continuiamo così veramente ragazzi stiamo nel piccolo muovendo tanto. Marco mi dice, mia moglie è bonaventurana che ha vissuto a Toni Bologna e ti è vicina e capisce le tue vicissitudini climatiche, secondo me a Bologna è più caldo, ragazzi io vi ripeto, da qui vedo il Monte Rosa, e quando vedo il Monte Rosa dico dove mi hanno sbattuto, probabilmente una punizione divina ragazzi, non ho mai fatto male a nessuno, però probabilmente questa, io me lo chiedo sempre, sono stato punito per non so per quale danno, per quale male, però ogni volta che il lunedì vedo questa valle, ma vabbè, mi toccava questo nella mia vita. In ogni caso vi posso assicurare che da un lato mi piace girare tanto, mi piace il lavoro e alla fine è anche divertente, fra virgolette. Il problema è che, vi ripeto, lo sapete meglio di me, stare tanto lontano da casa ti logora un pochettino, e veramente il mio podcast ormai è diventato una sorta di chiacchiera con gli amici e parla di wargame. Ciao Stefano, benvenuto. Paolo mi dice, vedere Monte Rosa è uno spettacolo meraviglioso, almeno per gli amanti della montagna. Paolo, io amo la montagna, mi piace il Monte Rosa, non ho detto che sia brutto, però lo vorrei vedere qualche volta anche in cartolina, non mi dispiacerebbe, perché ti posso assicurare che qui il tempo è il tempo freddo è palpabile. Vi riassumo la geografia di questo posto. È una valle che si chiama Valle Ricevuto, che meno male Stefano, sono contento, sono stato un po' in ritardo ma è arrivato tutto, spero in ottime condizioni Stefano, perché l'ho incartato il meglio che potevo ed ero preoccupato, fatemi sapere se è arrivato con qualche danno. E dicevo, la Valle Elsesia, che appunto è una valle attraversata da questo fiume non grandissimo ma impetuoso, e praticamente sono circa, diciamo,
60-70 chilometri. Io abito a Grignasco, che è, diciamo, al centro di questa valle. L'inizio è Gattinara, dove ho una mia scuola, e poi Borgosesia, dove ho l'altra scuola, e si continua ad andare su, verso le montagne. Vi posso assicurare però che se si continua ad andare su si arriva anche in Svizzera. Quindi io mi continuo a prendere in giro che sono in una scuola praticamente svizzera, a Borgosesia. E vabbè, questo vi ripeto, mi hanno punito. Ma bando alle chance, ragazzi, meno male, Stefano, sono contento. Giocalo Hitler Strikes North, perché, ciao Stefano, benvenuto, giocalo Stefano Piccinetti, Hitler Strikes North, perché è un grande gioco, in quanto è veramente una delle migliori simulazioni su quel periodo del 40 dell'invasione tedesca della Norvegia. E Jack Green l'ha fatto veramente pensando a tutte le ricerche. Ricordo anche il libro che porta lo stesso titolo, Hitler Strikes North, che ha fatto con l'amico Alessandro Massignani di Valdagno. Un libro molto dettagliato, delle volte penso che la prosa non scorre per quanto dettaglio riporti, ma se uno vuole ripercorrere i fatti del 40, beh, quello è il libro che fa per lui, e soprattutto quella è la simulazione che fa per lui, creata da un grande del wargame navale come Jack Green, amico che saluto sempre, e spero di fare come ho fatto con Mark McLaughlin. Perché cosa ho fatto con Mark McLaughlin? Dato che abbiamo un fuso orario diverso, alla fine lo volevo intervistare. Cosa ho pensato? Gli ho mandato una serie di domande semplicemente via Messenger, lui mi ha risposto, molto gentile. Ho avuto la fortuna di conoscere Mark McLaughlin in Pennsylvania durante il WBC, cioè il World Board diciamo Council, la riunione annuale del WBC, e a Lancaster. E sono stato proprio bene, una persona squisita, favolosa, un vero genio, direi. Ciao Rolando, benvenuto, un vero genio, l'ho conosciuto, siamo andati a cena assieme con Mark, assieme a un grande altro amico, Peter Rees, che saluto, anche se chiaramente non ci sente, ma ogni tanto diciamo comunichiamo via email. E niente, mi ha raccontato, appunto, mi raccontava di questi progetti futuri e di come lui interpreta il gioco. E devo dire che per la prima volta ieri ho aperto questo Ancient Civilization of the Inner Sea e mi è piaciuto perché mi permette stasera di parlare di questo gioco, di dire la mia su quello che penso del wargame e gioco da tavolo, e invitare tutti a utilizzare una certa tipologia di giochi da tavolo per andare incontro ai due mondi che delle volte si diciamo mettono dei paletti. Io faccio un board game, sono un wargameista puro, non mi piacciono i wargame perché c'è dado, quindi non l'accetto, voglio solo giochi in cui è al lavoro una sorta di ragionamento. Diciamo che secondo me i due mondi sono praticamente vicini, si sfiorano, e Ancient Civilization of the Inner Sea è secondo me uno di quei giochi che ibrido, ponte, chiamatelo come volete, ma serve per stare insieme, per stare al tavolo, per far divertire anche la famiglia, e inserisce, o meglio, introduce la gente a un tipo di gioco in cui c'è la massima interazione e devi stare attento a quello che fa l'avversario. Una critica che io rivolgo a qualche board game, non a tutti, è che manca di interazione e che, come dice il mio grande amico Mauro Gasbarroni, è un solitario per più giocatori, e molte meccaniche sono infatti... Ciao Francesco, benvenuto. E dicevo, quindi, che cosa dire di Ancient Civilization di NSC? Prima di tutto c'è un ospite, diciamo, in esclusiva, Fulvio Pegolo da Torino, perché a Torino sono in fermento, c'è Max che sta creando la Casus Belli Taurinensis, non mi ricordo il nome, e quindi Max sta creando questo gruppo, ma ci sono anche altri torinesi che si stanno, diciamo, raggruppando. Perché? Perché probabilmente vedono che c'è entusiasmo e questo entusiasmo diventa contagioso, e anche loro si mettono, diciamo, salgono sul carro
catarro e cominciano a diffondere. E spero di intervistarvi, di fare un podcast con questo gruppo di torinesi che sta facendo un gioco interessantissimo su Israele, e sarebbe bello parlare con loro e di questo sistema e dei loro progetti futuri. Ma prima di parlare delle mie impressioni sul gioco, vi voglio dire che cosa Mark McLaughlin mi ha detto. Questo ce l'ha detto in esclusiva per il nostro podcast, quindi seguite bene, perché ci viene direttamente da uno degli autori. Ricordo che l'autore di Ancient Civilization of the Inner Sea, è sempre un titolo un po' lungo, d'accordo, è i game designers, Christopher Vorderbrugge, o Brugge, chiaramente sarà di origine belga, origine tedesca, e Mark McLaughlin. Game developer Fred Schachter. Quindi abbiamo tre persone che ci hanno lavorato. È chiaro che fra i tre Mark McLaughlin è il più famoso, colui che ne parleremo anche giovedì con Alain Kamal, che ha fatto History, il gioco famoso che è uscito prima su Wargamer, poi è stato rifatto con una splendida con uno splendido Kickstarter, History of the Roman Empire, Wargame 33, e poi la scatola, che io fra l'altro devo ancora aprire, sorry. Casus Belli, grazie Max. Taurinorum, Taurinosensis, d'accordo, Taurinorum, grazie Max. E dicevo, vediamo un po' Mark McLaughlin come ha risposto alle mie domande. Allora, la mia prima domanda era molto generica, Mark McLaughlin, e ve la dico in inglese, poi chiaramente voi siete bravi in inglese, ma poi la traduco per chi magari ha dei problemi di comprensione. What's the aim of your last game? Ovviamente riferito ad Ancient Civilization. Qual è lo scopo? Ma semplicemente Mark McLaughlin, ed è molto sincero, ma per divertirsi, per fare un gioco atto al divertimento ambientato nel Mediterraneo. Ricordatevi che spesso e volentieri Inner Sea è il termine con cui ci si riferisce al bacino del Mediterraneo. E Mark McLaughlin ci dice che, insomma, lui ha giocato tanto, lui è un grande giocatore, ho giocato molti, molti giochi di civiltà, di costruzione della civiltà, e volevo qualcosa con il flavor del periodo, cioè con questa sorta di atmosfera, col sapore, senza diciamo tutti quei calcoli dei tipici giochi sulla civilizzazione che vanno in giro. Guardate, a me il primo gioco che mi è venuto in mente aprendo è stato History of the World della Avalon Hill, prima non mi ricordo la casa che l'aveva sviluppato prima, ma in ogni caso History of the World aveva un problema, che c'era molto downtime, c'era molto distacco fra un giocatore e l'altro. Un giocatore giocava, gli altri stavano a guardare o potevano anche andarsi a fare una passeggiata, e dunque probabilmente Ancient Civilization riduce questi tempi di attesa. Poi vi dirò anche perché è chiaro, io l'ho aperto ieri, l'ho pure giocato un pochino da solo, ma come al solito il mio giudizio è assolutamente parziale. La seconda domanda che ho fatto a Mark era: lo definisti, would you define it a war game or a board game? Ovviamente, e chi è, who could be the ideal player? Mark McLaughlin mi ha detto quello che tu vuoi, non è un grosso problema, puoi giocare il gioco e mai combattere con l'avversario, puoi magari basarti su un'altra tipologia di nemici da sconfiggere, i barbari o i pirati, o puoi magari impostare la partita come ha fatto Giulio Cesare, cioè una continua offensiva. Questo non l'ho ancora ben compreso nel gioco, perché chiaramente capisci il sistema ma poi devi anche impostare le strategie, ma in ogni caso ha cercato di fare un balance, ha cercato di creare un equilibrio tra costruisci e combatti. Quindi in questo caso non è sicuramente un board game, perché c'è appunto il combattimento che è un pochino virtuale, poi vi spiegherò come si svolge, ma è un fatto abbastanza diciamo veloce, senza bisogno né di tirare dadi. Infatti non ci sono dadi nel gioco, c'è solo una sorta di conta le forze e rimuovi quelle richieste. Poi mi diceva
Il suo giocatore ideale di questo gioco, a chi è rivolto, bene o male, è qualcuno che vuole provare e sopravvivere al caos. Infatti il gioco non è solo un gioco di piazzamento e di spostamento da una zona all'altra, ma è chiaro che ci sono le carte evento di molti tipi, molto variegate, che influenzano qualsiasi strategia. E le principali critiche che ho letto da Board Game Geek, diciamo, sono rivolte proprio a questo aspetto. Le carte rivestono un fatto assolutamente random che è difficile da controllare. E voleva fare un gioco, Mark McLaughlin, la mia quarta domanda. Il caro Advanced Civilization della Avalon Hill, no Max, è completamente diverso, molto più snello direi. E ho chiesto a Mark McLaughlin, what about the main mechanics of the playing system? Ok, semplicemente lui risponde, volevo un gioco veloce, divertente, furioso e semplice. E è il set di rules, è l'insieme di regole più breve che abbia mai scritto. Quindi ecco qual è stato il fine di Mark McLaughlin. E una cosa importante, chi ha rivisitato le regole, e lo posso assicurare che le regole sono ben scritte, non ci sono particolari dubbi, vi posso assicurare che il manuale regole scorre in una maniera meravigliosa. Perché? Perché dietro il manuale regole c'è il grande designer di Dominion Species, cioè Chad Jensen, che sapete bene che è tornato a casa e ha solo 4 settimane di vita. Vorrei ricordarlo, non l'ho mai contattato, però sapete, in questo nostro hobby, che non siamo tanti, quando qualcuno viene a mancare è veramente una tristezza infinita, e quando vedi questi geni del gioco che se ne vanno, veramente creano un vuoto. Il vuoto era stato creato qualche mese fa da Richard Berg, ma Chad Jensen non era anziano, è stato colpito da questo. Non è anziano, francamente, non so quanti anni abbia, però ecco, è ritornato a casa perché, dato che non potevano più fare nulla in ospedale, da quello che ho letto, ha poche settimane di vita. E quindi questo gioco ci aiuta anche a ricordare un grande del wargame. Game, e non solo, Chad Jensen. E dicevo, questa sorta di riorganizzazione di Chad, che appunto ha reso le regole assolutamente, infatti, grazie Max, mi ha ricordato anche Combat Commander. E Paolo ha detto, e la critica ho mosso anch'io, perché quelle carte vengono già dal giocatore con meno punti e non c'è la limitazione se si vogliono giocare sempre contro lo stesso giocatore, cosa che falsa il gioco. Sì, Paolo, diciamo che se vogliamo. Ciao Giovanni, benvenuto. Diciamo, Paolo, che io non ho ancora avuto modo di mettere in evidenza le critiche che ho letto da Board Game Geek. È un gioco assolutamente per il puro divertimento. Si può impostare una strategia, ma se uno si mette a giocarti le carte contro, scusate il gioco di parole, beh, non va da nessuna parte. Ci sono addirittura. La regola di Enea, che a un certo punto chiami e si può fare una volta al gioco, quando sei assolutamente in difficoltà, chiami Enea e c'è una procedura da seguire. Insomma, è assolutamente lasciato al caso, ma per una serata in quattro in cui ci si vuole divertire, secondo me è l'ideale. Chi subisce le sfighe si diverte poco. Beh, Paolo, questo è lo spirito che ci vogliamo mettere noi. Guardate, parli con uno che è assolutamente competitivo e si arrabbia quando il caso ci mette lo zampino. Però ci deve stare, perché vi ripeto, sapendo quali erano gli scopi di Mark McLaughlin e di Brughi, l'altro designer, beh, in questo caso vorrei al momento promuovere il gioco. Poi magari lo potremo criticare in futuro, però vi posso assicurare, è un gioco in cui le regole sono state studiate molto, ci sono dietro molti playtester, e quindi, diciamo, non ho ancora capito quanto possa durare, ma potrebbe essere lungo, una serata lunga, e quindi promuoviamolo adesso. Paolo mi dice, in 6 una serata fai solo un'epoca. Ecco Paolo, grazie, perché secondo me in 6, e Paolo tu avalli questa mia idea, è molto lungo. E ecco, Giovanni Forte mi dice, grazie Giovanni, giocato solo un'era a Piana con Riccardo Masini e altri, eravamo in 6, mi sono divertito moltissimo. Ecco, vedete? È questo proprio quello che ha voluto creare Mark, un gioco con lo sfondo
del Mediterraneo, dell'antico Mediterraneo, e tutto sommato, secondo me, ci è riuscito perché in molti ci hanno lavorato per la riuscita. Poi che si possa criticare per un effetto di casualità piuttosto marcato, beh, vedremo. Per il momento, io dico. Proviamolo. Dicevo poi, l'ultima domanda che ho fatto a Mark McLaughlin, is your last book connected to the game? Il suo ultimo libro, di Mark McLaughlin, non mi ricordo il titolo adesso, suggeritemi il titolo che ho proprio scaricato, 2 giorni fa, l'ho comprato, veramente era molto economico. Ovviamente il suo ultimo libro è connesso a tutte le ricerche che ha fatto per creare questo gioco, perché poi alla fine le carte sono, secondo me, come al solito, una fonte di informazioni. E guardate che vi posso assicurare, parlando dell'aspetto didattico del gioco da tavolo, quando aprite la mappa ci sono poche mappe in giro per il web, dato che i ragazzi usano sempre il web, che rappresentano tutto il bacino del Mediterraneo. Dunque, già il gioco con le carte e la mappa ha una sua valenza. A parte questi 2 punti, il gioco è divertente e spesso si possono modificare. Ecco, Paolo, giustamente potrebbe suggerire qualche house rule. Guardate, lo giocherò Ancient a Sorrento, durante la riunione di Sorrento, e vi prometto che vi saprò dire di più. Anche Riccardo Masini avevo chiamato stasera, ma purtroppo non è potuto intervenire, e invece ho chiamato al suo posto Fulvio Pegolo, che vado a chiamare perché è lui che ha approfondito molto Ancient. Parlerò con lui del libro, lo vado a chiamare. Ecco, sto facendo il numero. Vediamo, ecco, sto copiando, ragazzi, perché Fulvio non era fra i miei contatti, quindi sto digitando, ecco, vado a chiamare Fulvio e continuiamo a parlare di Ancient. Mettiamo la voce. Ecco, ragazzi, penso che possiate sentire lo squillo. Ecco, sto. Pronto? Fulvio, mi senti? Sì, ti sento benissimo. Ciao Fulvio, sono Mauro. Applauso per Fulvio. È il grande Fulvio. Allora, vi anticipo, non io e Fulvio non possiamo parlare di politica, perché quando parliamo di politica ci azzanniamo. Però mi sa che dal punto di vista del gioco condividiamo tanti interessi, o no, Fulvio? Quindi alla fine Sì. non parleremo mai di politica, perché poi alla fine diventa anche noioso, ma parliamo di questi benedetti giochi che ci piacciono tanto. Senti, Fulvio, non so se hai ascoltato il mio incipit su Ancient Civilization of the Inner Sea. Io l'ho solo No, aperto. purtroppo L'ho solo aperto ieri, mi sono guardato le regole assolutamente abbastanza immediate, ho preso il playbook, ho piazzato, ho fatto qualche, insomma, qualche prova, però il gioco l'ho solo presentato in generale perché ieri ho fatto 5 domande a Mark, mi ha risposto, adesso le ho riportate. Abbiamo parlato solo delle intenzioni che erano le intenzioni sul gioco di Mark, se era connesso al suo ultimo libro. Sono stato abbastanza generico perché volevo al tuo intervento, diciamo, l'analisi di qualche dettaglio del sistema specifico. Quindi, Fulvio, dimmi, tu ci hai giocato, hai potuto approfondirlo? Perché io, da un punto di vista superficiale, l'ho promosso, però ho letto anche delle critiche. Tu che cosa ci puoi dire? Allora, partiamo da un discorso. Tipicamente non è un gioco che guarda come dire, all'audience di giocatori maturi che normalmente sono formati per buona parte giocando agli Action Counters. È più, Ok, infatti secondo me. non è per i giocatori ortodossi, io l'ho definito un gioco che ti può far divertire e questo siamo d'accordo, Fulvio. Diciamo che contrariamente magari a quello, cioè non è però neanche quello che in gergo viene chiamato in German, cioè un gioco Familienspiele, cioè un gioco da famiglie, quelli che vengono normalmente prodotti in grande quantità in Germania, perché si appoggia comunque a alcuni focus simulativi. Comunque, nel momento in cui, per esempio, si pone la dinamica del fatto di dire l'accampamento, l'insediamento, la città,
cioè quindi la dimensione di occupazione del territorio, comunque influenza i rapporti con i vicini e influenza anche lo sviluppo della civiltà stessa, per cui ad esempio nella fase degli insediamenti la popolazione tende ancora a crescere perché c'è lo spazio da riempire, mentre nel momento in cui arriva alle città si ferma perché arrivati, come dire, al vertice della propria capacità evolutiva come... Sì, diciamo che ci sono tre tipi di insediamenti, no? Città, sì. La spinta aggressiva della popolazione tende a scendere, quindi la crescita demografica si riduce, comunque fa tutta una serie di appunti, di considerazioni che sono simulative, chiaramente in una maniera molto, molto... diciamo semplificata, chiamiamola semplificata, diciamo dai. Molto razionalizzata. Certo. Perché, per esempio, se uno dovesse dire, fatta la mappa delle civilizzazioni presenti, il fatto che nella penisola italica ci sia solo Roma, e chi ha giocato World of Rome sa cosa intendo dire, dice che, tenendo conto che nel mezzo c'è anche Troia, ci sono comunque... civilizzazioni che occupano punti diversi della storia del Mediterraneo stesso, e che in alcuni casi non è neanche detto che sarebbero comunque arrivate a essere le civiltà dominanti in quell'area geografica. Quindi, Fulvio, allora c'era Marco Mengoli che... Fulvio, ti hanno fatto un appunto. Scusate se sono pedante, i giochi per famiglie sono i family, non i German. Provate a far giocare Agricola la nonna. Sì, puntualizziamo, perché è vero, Agricola. Sì, però il discorso che... Allora, quello che allora, i tedeschi si chiamano tutti Family Spiele, fondamentalmente. Spero che non sono giochi per bambini. Però sono tutti giochi che partono dallo stesso assunto. Sì. Cioè un motore di gioco molto sofisticato, abbastanza pretestato, con un modello matematico che funziona abbastanza bene, ma che sostanzialmente l'ambientazione non ha nessun valore. Puoi ambientarlo ai Caraibi o al Polo Nord, non cambia nulla. Da quel punto di vista invece il gioco di McLaughlin quel problema se lo pone, anche per esempio la scelta dei monumenti. Infatti, lui l'ha detto, no? Si è informato tanto, ha letto molto, e da qui il suo libro, perché il libro è un altro nascituro di questa ricerca. Certo, però è un gioco che con questo tipo di meccanica molto, 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 molto semplice, ma comunque con dei punti che poi vanno valutati con più attenzione. Cioè, dietro ci sono delle scelte di design che guardano comunque anche a un'idea di intendere lo sviluppo delle civiltà, la crescita delle popolazioni, anche il fatto di affrontare eventuali fasi di declino. È chiaro che, per esempio, un popolo che, tornando al discorso del regolamento, arriva a fare tanti punti perché ha tante città, c'è un popolo più vulnerabile perché cresce poco demograficamente e quindi è esposto all'azione di vicini più aggressivi, magari sono meno... Senti, Fulvio, tu quindi il gioco lo promuovi in toto, giusto? Tu il gioco lo promuovi in toto, cioè per te è riuscito. Sì. Nel senso che, allora, posto è chiaramente alcune premesse, cioè... Non lo giocherei con la gente con cui gioco al Marshall, giusto per capirci. Beh, perché ci potrebbe essere un rifiuto mentale. Ma più che altro c'è il discorso grosso. A me è capitato anni addietro di avere in associazione gruppi di wargamer e di non wargamer. Una sera giocavamo ad Agricola e un wargamer mi rispose, disse... peccato che sostanzialmente non ci sono i trattori con i cingoli, perché se non c'è una roba con i cingoli non ci gioco. Anch'io ho fatto questa genere di informazione la prima volta che ho giocato ad Agricola, però Agricola è un gioco che funziona, cioè poi alla fine... Sì, però per dire, le scelte del motore di funzionamento di Agricola sono molto ben centrate, ma
non si pongono l'idea di simulare la vita no, greca, assolutamente no. Nella Germania del 600, appunto, non c'è nessuna non c'è nessuna ricerca dietro, il sistema è questo, lo chiamo agricolo, potevamo chiamare anche Tizio Caio Sempronio, non cambiava nulla. Senti Fulvio, ma vogliamo far capire a chi ci ascolta come il gioco è articolato, analizzando le fasi in maniera molto semplice, perché secondo me ci si riesce. Ci vuoi provare? Dunque, allora, il gioco, quello che un'altra cosa che secondo me è di molto positivo, sì? Questo gioco è che ha delle fasi estremamente ben definite. Allora, in cui sostanzialmente si maneggia sempre lo stesso materiale di gioco volta per volta, che poi finito di usarlo non lo si usa più. Per esempio c'è la primissima fase, che è la fase in cui si maneggiano i counter di legno rotondi che rappresentano la dimensione della civiltà, in cui si affrontano diversi passi della crescita della civiltà, per cui eventualmente si sceglie di ritirare dalla mappa dei segnalini in alcune zone per averli qua a disposizione, perché i segnalini sono una quantità finita. E quindi a un certo punto i giocatori possono arrivare a non averne più di quelli che... Cioè, se questo potrebbero avere diritto ad averne di più, non ne possono avere di più perché li hanno finiti. Cioè, qui possono avere l'esigenza di riposizionare strategicamente alcune zone abbandonandole. Poi in funzione della scelta, cioè in funzione del numero di insediamenti, quindi di situazioni mediane, cioè una certa... Scusato, starnutito in diretta. Dimmi, scusa Fulvio, starnutito. Per cui c'è una fase in cui invece viene calcolato la capacità di crescita della civilizzazione, che deriva da tutta una serie di fattori, per cui il numero di insediamenti, quanti accampamenti sono vicino, sono confinanti con dei vicini, per cui c'è una crescita di popolazione legata al commercio. Ci sono tutta una serie di fattori che vengono. Il discorso del commercio marittimo, per cui da quante pedine si hanno a occupare zone di mare, si è aderito una certa quantità di pedine e così via. Però ecco, la fase di crescita è molto chiara, magari adesso Fulvio ha cercato di entrare nel profondo, però la fase di crescita è descritta molto chiara, la prima fase del gioco, acquisizione, rinsediamento, poi il deployment è la parte più importante, però ecco Fulvio magari ha detto è entrato nel vivo, però non spaventiamo chi vuole avvicinare il gioco, cioè lo si capisce in un quarto d'ora, 20 minuti o no Fulvio? Quello sì, no, ma anche di meno. Poi c'è secondo me la fase di conflitto vero, cioè dove veramente i giocatori possono, tra virgolette, farsi del male a vicenda, che invece è legata al gioco delle carte, per cui i giocatori hanno diritto all'inizio del turno di una certa quantità di carte. Le carte normalmente si dividono in due grosse categorie: quelle che servono alla tua civilizzazione, nel senso che ti danno diritto a mettere in gioco segnalini aggiuntivi, avere diritto a dei soldi, avere diritto a delle cose, oppure quelle che servono a attaccare gli avversari, nel senso che gli scatenano. Sì, le carte, diciamo le carte da combattimento, io le ho chiamate combat card ieri, perché alla fine sono quelle le combat card. No, perché attenzione, le carte da combattimento sono i due tipi, ci sono quelle che si usano effettivamente in battaglia, nella risoluzione di certo, l'ultima fase, ma ad esempio io posso scatenarti i barbari. Ah, è vero, ci sono i barbari, sì. Ci sono i barbari, i dischi neri. Le mine, ci sono i terremoti, ci sono inondazioni, ce ne sviluppo un po'. Ci hai fatto caso, Fulvio, che quella viene molto... Cioè, io ho letto qualche critica di Board Game Geek, e questo fatto che è assolutamente casuale questa scelta delle carte che non controlli può essere una critica che si può muovere al gioco. Tu cosa ne pensi? Secondo me no. Nel senso che alla fine è tutta una scelta, che in questo secondo me entra poi anche uno dei fattori, secondo me in parte più divertenti di questo gioco, dove c'è comunque una discreta fase di trattativa al tavolo, nel senso che io posso scegliere, perché le carte non hanno solo senso se le gioco, cioè se le uso fisicamente per il loro effetto, perché in via teorica spalgono anche come soldi. Cioè nella fase di risoluzione dei conflitti, quando a un certo punto devo eventualmente scegliere se togliere le mie pedine in gioco in un... Ti togli la carta, un talento. Tolgo la carta e fa lo stesso effetto. Proprio posso decidere, posso avere una carta che ha un effetto estremamente aggressivo
nei confronti di un avversario e decidere che in quel momento non ha senso attirare stimolare la sua aggressività attaccandolo in quella maniera, tenermi la carta buona eventualmente per risolvere un conflitto e quindi scattarla senza che, oppure tenermi la buona per il turno successivo nel momento in cui eventualmente questo decidesse di aggredirmi. Senti Fulvio, ma ti faccio una domanda, ma in un gioco a quattro, no? A quattro persone, se hai uno che ti si accanisce contro, gli altri due vanno, cioè quello che tu che subisci non c'hai modo di uscirne, giusto? Ma bisogna tenere conto. Se è successo, io non l'ho giocato multiplayer, quindi te lo chiedo a te se magari hai vissuto questa situazione. Quello a cui stai antipatico che ti comincia a giocare carte a prescindere. Ma mi risulta un po' difficile che succeda, perché allora, specie in un gioco a quattro, significa che nel momento in cui usi tutte le tue carte contro di me, ti esponi comunque al fatto di essere aggredito dagli altri due. Cioè, in ogni caso è un gioco che poi secondo me più sulle meccaniche di fine era che non sul turno in sé per sé, si presta molto al discorso di evitare le fughe in avanti. Cioè è difficile che sia un giocatore che prende la leadership del punteggio, sì, in maniera lampante e evidente e la porta avanti fino alla fine della partita, perché quando si arriva alla fase di gestione delle ere ci sono tutta una serie di eventi che normalmente fanno in modo che il primo o perda carte o perda punti o perda oppure li guadagnino quelli che sono più indietro. Per dire, noi abbiamo giocato una partita 4 e non siamo mai riusciti a vedere la regola di Enea. Ah, nessuno l'ha usata? Perché quella regola, che si può giocare una sola volta nel gioco, altera parecchio, cioè può sovvertire qualsiasi cosa. Ma in realtà fa in modo di evitare le situazioni che dicevi tu prima, cioè il giocatore aggredito a quel punto quello che può sperare è comunque il fatto di dire, nel momento in cui comunque finisco a 5 punti di, quando arrivo a 5 punti di vittoria di distanza dal giocatore più vicino, posso dire, boh, tu da baracca e burattini mi sposto da un'altra parte e ricomincio. E quindi questo fa in modo anche che magari poi gli finisco dritto in testa quello che mi ha aggredito. Sì, in pratica questa regola ti permette di rientrare in gioco, in poche parole questa regola ti permette di entrare in gioco, dunque non, anche se hai perso da qualche una zona della mappa, magari riappari dall'altra e ricominci. Sì, beh, questo in effetti potrebbe essere una sorta di ok, ma avete distrutto in questa maniera, adesso riprendo dall'altra. Tutto sommato potrebbe essere un buon palliativo. Senti Fulvio, ma mi veniva in mente fase di crescita, fase della carta, fase di competition. Allora, fase della carta l'abbiamo parlato, cosa diciamo della fase di competition, che non è un vero e proprio combattimento, è un fatto abbastanza, diciamo, semplificato. Cosa ne diciamo, Fulvio? Beh, secondo me bisogna fare attenzione alle civiltà che si usano. Perché per esempio alcune civiltà sono molto, tipo i micenei, sono molto hanno soprattutto le loro abilità sono abilità militari. Vediamo un po', vado a prendere i display che ancora non ho imparato, ecco, ce l'ho davanti. I micenei, per esempio i micenei che mi sono trovato davanti, quando iniziano la fase di conflitti, in ogni conflitto loro ottengono una pedina in più perché hanno gli OP. Ah sì, guadagna 2 talenti invece di 1. E quindi loro sostanzialmente, tendenzialmente, finiranno col vincere i conflitti. Ah, eccolo qua, questa è una cosa che non avevo capito, vedi? Da quel punto di vista, perché loro mettono i talloncini in più, per cui se sono in una situazione tipo da averne 2 ne avranno 3, se sono 3 ne avranno 4. Non è poco, E quindi lo costringono gli altri ad avere delle risorse per fermarli, nel senso che a quel punto compensano questo discorso spendendo o soldi o carte, altrimenti tendenzialmente finiranno per perdere le battaglie. Non c'è della Lea, per cui anche lì va giocato molto bene sul discorso del, cioè gli attacchi alla disperata non funzionano perché c'è un meccanismo abbastanza chiaro. Sì, e vanno pensati molto bene. Eliminazione disco a disco, in poche parole, quindi non si tira il dado. Prima tutti quelli che ne hanno uno solo. Ecco, questo Fulvio potrebbe essere un gioco simulativo, perché c'è una ricerca storica dietro, che comunque, hai visto, la principale critica che delle volte fanno al wargamer ortodosso è ma lì si tira il dado, troppa fortuna. Non è proprio così, però almeno toglie sta critica. Sì, diciamo che ha una componente delle che comunque appunto legata alle carte. Sì. Perché comunque obiettivamente se ti arrivano certe carte tra le mani puoi fare veramente dei danni devastanti. Ah, ci sono delle carte più pesanti rispetto ad altro, Fulvio?
No, però ad esempio se ti arrivano in mano, ci sono per esempio le carte di popoli barbarici, mm-hmm. che se te ne arriva una, puoi fare in alcune situazioni, puoi fare veramente dei... A me per esempio erano arrivati i barbari che scendono a nord, giocavo con un giocatore che con il Celtibero che ha una grossa capacità di espansione, sostanzialmente gli ho messo in Gallia, gli ho fatto spuntare i barbari, che a quel punto da stanarli diventa veramente lunga. Cioè a quel punto devi giocarci, l'altro deve poi cominciare a giocarci contro le carte, devi cominciare a togliere del... Cioè, perché sono comunque, non mi ricordo, comunque sono una dozzina di dischi, che è una roba, specie nelle prime due ere, che... Devastante. Che può fare parecchio. Senti, danno. Ma cioè, tu... Esattamente gli ho chiuso l'accesso alla Francia, uh-huh. e lui a quel punto per provare a entrare in Spagna, cioè in Italia o in altri paesi, doveva comunque fare dei giri senza senso. Ho comunque dovuto giocare parecchie carte per ridurre la ragione. Quindi uno può, il giocatore può impostare la sua strategia, corretto? Cioè giochi pianificando. Il problema è che questa pianificazione può essere chiaramente danneggiata o alterata da un altro giocatore. Quello sì, diciamo che ecco, quello che secondo me è poco valutato, sì? nel gioco è da un lato il discorso di... tra virgolette la geopolitica, cioè come determinate aree influiscono comunque sullo sviluppo del gioco. Il fatto che ad esempio ci sia la penisola italica che taglia sostanzialmente la mappa in due, mm-hmm. crea comunque il fatto che per determinate civilizzazioni è un posto impossibile da raggiungere. Per altre è comunque un passaggio obbligato se vogliono pensare di passare da una metà all'altra della mappa. Tipo se ho delle civiltà nell'area diciamo nell'area greca, quindi Troia, Micene, gli Egizi, a quel punto in ogni caso prendere il controllo cioè mettere degli insediamenti nella zona dell'Italia significa poi avere la possibilità di spostarmi nell'altra zona del Mediterraneo, anche solo per andare a commerciare, ma comunque per entrare in contatto con il discorso della zona penisolare. Quindi manca, secondo te, manca una caratterizzazione delle zone? Quello potrebbe rendere il gioco più vario. Però secondo me non lo impiccia. Cioè, secondo me i giocatori alla prima partita se ne rendono poco conto. Sì? Cioè c'è comunque il fatto che c'è un discorso di geografia del Mediterraneo, di geografia che comunque la mappa disegna. Vero? Infatti la mappa secondo me è bellissima, infatti ho detto apri la mappa, è un bel vedere. L'interazione tra i giocatori rende ulteriormente un fattore da considerare. Mm-hmm. Quindi tu dici, una volta che cominci a conoscere la geografia della mappa, magari ti muovi in un'altra maniera e scopri che certe zone hanno una valenza diversa da altre. O quantomeno il discorso è che se vado in determinate, posso andare in determinate direzioni, perché il discorso secondo me dipende molto dall'approccio che si vuole avere. Se si vuole essere aggressivi, cioè attaccare, crescere attaccando gli avversari, comunque prestandosi una logica di conflitto, o a quel punto il gioco te lo consente di fare sostanzialmente una corsa a te stesso. Ecco, bravo Fulvio, hai detto proprio... Divento una civiltà estesa. Hai detto proprio quello che Mark McLaughlin ha detto. Cercare la roccia, senza me cercare il discorso di attirare l'aggressività sua. Infatti dipende, io ho chiesto a Mark McLaughlin ieri sera, ma chi è che tipo di giocatore, qual è il giocatore ideale di questo gioco? Ma lo decidi te, se vuoi essere Giulio Cesare o semplicemente uno che si espande senza combattere. E Fulvio l'ha ribadito questo concetto. Tu il gioco lo imposti in una certa maniera. È chiaro che secondo me, Fulvio, una cosa, se uno mi comincia però a remare contro, in quel caso certo. Divento aggressivo per forza di cose. Cioè, Sì, però a quel punto il discorso è anche secondo me, quello in parte gioca anche il discorso di saper vedere un attimo qual è la psicologia dei vicini. Vabbè, cioè dei giocatori al tavolo. Fondamentale questo, in qualsiasi multiplayer. Se vedi il giocatore chiaramente rompi palle, lo fai partire per primo.
nel senso che tu a quel punto ti tieni le eventuali carte, sai eventualmente di avere delle carte da giocargli contro quando serve, ma all'inizio non le usi. Se quello parte, è facile che uno, se reagisci tu, gli altri comunque non lo percepiscono come un tuo intento aggressivo, ma semplicemente come una tua volontà di difenderti, e quindi non si sentono minacciati dal tuo agire. Dall'altra è facile che magari questo finisca per rendere gli altri giocatori meno disponibili a concedere spazio a un giocatore che parte aggressivo. Sì, in effetti adesso mi sta un altro gioco. È vero, non so che se tu Fulvio hai mai giocato a Successors, ma sì. Successors abbiamo giocato insieme, pure, però guarda, così tante partite a Successors, veramente c'è la psicologia, perché se tu parti aggressivo, gli altri ti vedono, ecco qua quello che vuole conquistare, e non te ne fanno più passare una. Quello invece che gioca un pochino, diciamo, sotto traccia, ma questo non solo per Successors, adesso perché mi veniva Successors, ma ce ne sono molti di giochi che... Quasi tutti i giochi, diciamo, con un'interazione sì. elevata fuori mappa. Sì. Ma sono belli per questo, Certo. Sono Napoleonic Wars è un altro che mi viene in mente, che in cui la psicologia è fondamentale. Ma anche a partire da Lord of Rome, da quel punto di vista. È chiaro che Lord of Rome è parzialmente in quello influenzato da alcuni stili obbligati che sono derivanti dai popoli che si maneggiano. Cioè non puoi non giocare il gallo d'aggressivo, non puoi non giocare... Sai che c'è, Fulvio? Adesso facciamo una disquisizione. Secondo me, Sword of Rome, certe azioni ce le hai obbligate. A Successors o similari, certe azioni te le vai, cioè le provochi a seconda di come muovi. Se metti i tuoi marker o attacchi qualcun altro, e lì gli altri ti cominciano o a osteggiare. Ah, ma tanto lui sta facendo il Pacifico. È un classico, Certo, diciamo che in questo discorso Civilization of the Inner Sea lo porta all'estremo, nel senso che lì si può veramente giocare senza mai arrivare a un conflitto con nessuno, però in compenso riuscire a danneggiare gli altri lo stesso, utilizzando carte, attivando eventi, mettendo comunque in moto tutta una serie di cose che comunque possono essere estremamente io comunque Fulvio con un gioco così io parto subito all'attacco, cioè ragazzi, se giochiamo ad Ancient Civilization io parto, ve lo dico subito come giocherò: espansione e menare. Secondo me dipende dai popoli che giochi, dici, allora secondo me c'è il discorso che il popolo guida il gioco. Ah, quindi ad esempio non so, i celtiberi che hanno per esempio dei grossi attu dal punto di vista della crescita della civiltà, metalworking, sono diversi dai micenei che sono un popolo aggressivo, che sono diversi dai cartaginesi che sono un po' perché i cartaginesi hanno sia dei vantaggi legati al commercio che dei vantaggi legati alla guerra. E quindi è chiaro, no? Se hai il vantaggio, diciamo, fra virgolette, in battaglia, chiaramente sei aggressivo determinando dalle caratteristiche di quel popolo, ho capito, sì. In questo caso sei influenzato da... Io attaccherei lo stesso comunque, ragazzi. Cioè, attacco anche coi contadini, praticamente. Senti Fulvio, per concludere, comunque anche Fulvio l'ha promosso e lui l'ha giocato a fondo da quello che avete sentito, quindi ci possiamo fidare del giudizio di Fulvio. Fulvio, parliamo un po' del gruppo vostro di Torino, vi devo venire a trovare, ve l'ho promesso, e vengo, in maniera tale che ci andiamo a prendere un caffè assieme. Ma ti ricordo che a Torino ce n'è più di uno. Partiamo da questo. Beh, io vengo a trovare voi perché indirettamente ci conosciamo attraverso i social, e quindi almeno sai che c'è, si chiacchiera tanto via telefono, via Facebook, però qualche volta andiamo a prenderci un caffè assieme e facciamoci due risate assieme. Che il tuo gruppo, avete una sede, si riunisce, che cosa fate? Come impostate il gioco? Come attività legata al wargaming, in realtà è molto legato al gioco casalingo, nel sì? senso che avevamo una sede con la possibilità di tenere le partite messe giù in maniera stabile,
ma poi è andata, c'è stato all'epoca un accordo di collaborazione col comune che poi non è andato. Ah, ho capito. E quindi siamo dovuti spostare. Quindi adesso diciamo l'attività classica da wargaming che normalmente richiede come dire, la possibilità sì, di lasciare il gioco piazzato almeno per un paio di serate. Quello non ci è stato più possibile. Mm. C'è una sede nella quale ci troviamo, facciamo anche wargame light, quindi a quel punto magari giochiamo una serata, quindi dove vi trovate? Altre cose. È in via Luini 15. Ma è dentro Torino? No, io mi interesso perché se vi devo venire a trovare ci vediamo in via Luini 15. altrimenti ci troviamo da altre parti se ci sono altre occasioni. Uh-huh. Per esempio, il gruppo che intendi tu, di cui ci sono i docenti al DAMS che organizzano. Li ho contattati, Fulvio? Che organizzano Rete Israel. No, non li ho contattati, sono quelli di Torino. Il DAMS è un'altra cosa. O è la stessa cosa? Ah, mi sa che è la stessa cosa invece, Fulvio. Sì. Non mi ricordo adesso i due cognomi. Dimmi i cognomi. Jaime Alonge e Riccardo Fassone. Sì, li ho contattati perché avevo visto quel video che avevano messo su YouTube del corso che avevano fatto degli studenti, no? E mi sono ripromesso di mandargli del materiale, ma anche di conoscerli. Ah, quindi sono loro, Fulvio? Esatto. Ah, ho capito, adesso ho connesso tutto. Con loro ci troviamo sovente a giocare ai restand, anche perché il fratello di uno dei fratelli, in realtà gli Alonge sono due fratelli. Ah. Uno dei due si è laureato in lettere moderne e ha fatto una tesi sull'epoca della riforma. Fantastico. E quindi sostanzialmente a quel punto gioca in casa. Adesso sto cercando di portarli a Virgin Queen dopo 4-5 partite a Air Stand e vediamo un attimo cosa ho capito. Ma vi riunite in un giorno preciso? Ci si trova a giocarlo normalmente la domenica pomeriggio. Ah, la domenica pomeriggio. Da qualche parte. Una sera che vengo a trovarti, Fulvio, mi devi trovare un giorno durante la settimana, perché se no... Va bene, tendenzialmente ti devo martedì o martedì. Dove? Martedì. Tendenzialmente più martedì ti porto in piccola armata. Ah, sì. È la cosa più vicina al club di wargaming che ci stia. Vabbè, ma sai che c'è, alla fine io anche per passare un po' di tempo, sono andato adesso a Biella, ecco, settimana scorsa a giocare a Root. Tu ci hai giocato a Root, Fulvio? Sì, no, non ancora, però... Ah. Dopo che mi ha raccontato di quella cosa sto cominciando a venirmi la curiosità. Ma guarda, Fulvio, secondo me è un validissimo sistema, nulla da dire, cioè ci mancherebbe altro. Però ti ripeto, a me m'ha lasciato un pochino incerto questo vagabondo, te lo giuro, proprio entrando nel gioco. Però è un'impressione, cioè tre che si scannano e uno che gira senza responsabilità, lo ribadisco. E m'ha lasciato un pochino perplesso. Però dopo una partita e una spiegazione non è che puoi dare un giudizio definitivo. Però il gioco va bene, secondo me è un bel gioco, ma non ha niente a che fare con i coin comunque, cioè è simile ai coin. No ragazzi, allora se usiamo il termine asimmetria per qualsiasi gioco che esce sul mercato non ne usciamo più, cioè è tutta un'altra cosa. Però secondo me è un bellissimo sistema, su questo non ci piove, quindi provalo comunque. Non conoscendolo non giudico. Mi viene a pensare, quando mi racconti così, mi viene a pensare alla mafia in Cuba Libre. Anche lì perché sostanzialmente non ha un ruolo che gli consente di essere vincente. Senti, a Cuba Libre, io in tutte le partite... Una partita di Kim Mackey spaventosa, lo fa girare per il tavolo facendo dei danni devastanti. Guarda che sono d'accordo, a Cuba Libre il sindacato lì, la mafia, cioè delle volte è veramente qualcosa che ti sguscia via e che vince la maggior parte delle volte. Adesso qualcuno come? E secondo me sì, perché gli altri si scannano e il sindacato fa i soldi. E non vorrei che fosse proprio il quarto incomodo, il vagabondo di Root che non ha responsabilità territoriali, non ha responsabilità di supremazia nel territorio, deve solo rubare gli oggetti e fare punti secondo gli oggetti. Però, vi ripeto, è un giudizio assolutamente superficiale. Cioè, poi alla fine, magari mi ricredo. Me lo racconti così mi viene a pensare.
È la prima cosa che mi è venuta in mente mentre me lo È raccontavi. bravo, è, infatti, io non so, ma tutte le partite a Cuba Libre, il sindacato è una, cioè, vince spesso, non sempre, ma vince. E quindi, vabbè, ho detto, sarà un'impressione. Comunque, giocalo Fulvio e avrai modo di raccontarmi. Comunque, ragazzi, ecco, Ancient Civilization, Root, altri giochi che definiamo ponte, tutto per dire che giocate a Wargame, Action Counter, questo l'ha detto bene Fulvio, c'è una ricerca storica dietro, Mark McLaughlin ci ha studiato parecchio, quindi sarà magari virtuale in certi aspetti, però lo definiamo Wargame? Sì, usiamo il termine Wargame per questo Certamente gioco. un'esplorazione di conflitto, quello sì. Ecco, estendiamo, no? Perché ormai qualcuno mi dice, ma Wargame solo Action Counter, però diventiamo un pochino, facciamo dei limiti e poi se andiamo verso la diffusione non possiamo parlare di Wargame solo con l'Action Counter. A me piace tanto, lo metto sempre al primo posto, però ci dobbiamo rendere conto che c'è tanto altro, se no la gente veramente quando vede solo gli esagoni qualcuno storce il naso e quindi veramente sono giochi che possono essere per tutti, in cui ci possiamo divertire tutti. C'era una domanda per te, Fulvio, ma sei socio della piccola armata? No, però apprezzo molto il lavoro che fanno, mi piace molto il loro metodo di lavoro. Non mi, al, diciamo che il loro tipo di approccio loro hanno un tipo di approccio che secondo me va molto bene per i wargamer, nel senso che secondo me il wargamer, anche per età, per esperienze, cose di questo genere, si pone meno il discorso di quello che possa essere l'eventuale presenza sul territorio, nel senso di andarsi a cercare nuove leve. Lui ha bisogno, cioè, la sua prima esigenza è quella di avere un buon ambiente da trovarsi a giocare, perché comunque le sue esigenze sono molto particolari. E hanno anche comunque delle richieste che mettere nella parola inglese expensive, Sì, cioè non beh, ma arriva da infatti, un costo un tavolo. sì, poi alla fine c'è questa sorta di rami che cercano la raffinatezza che non è per tutti, un ramo che non è per tutti, però ci sta, ci mancherebbe altro. Io da quel punto di vista mi ritrovo più sul discorso di dire portiamo la gente al gioco, quale che sia, e poi a un certo punto mettere anche il wargaming. E in questo, per esempio, giochi come Ancient Civilization sono veramente una manna da quel punto di vista. E a quel punto la gente possa scegliere quello che più gli Sì, piace. Fulvio, il discorso tuo è assolutamente condivisibile. È chiaro che poi alla fine uno segue i propri interessi. Vuoi giocare sempre agli Action Counter? Certo, però magari dai un'occhiata pure fuori e magari ci sono persone che non hanno mai sentito parlare di Wargame, magari gli piacerà pure l'Action Counter, però devono fare anche un altro passaggio. E quindi c'è modo di fare questo passaggio verso gli Action Counter che o il Wargame 3D di un certo, diciamo, di un certo spessore. Ti puoi pure fermare poi ad Ancient, ci mancherebbe altro. Però proviamoci, perché Ah, no, sì, se no, no, però il discorso è chiaramente che giocando a quelli diventa più facile, secondo me, poi passare magari da quelli a giochi che hanno, secondo me, per dire, la distanza che io trovo tra un Ancient e, sì. ad esempio, giochi decisamente più complessi, decisamente come dire, più simulativi, come può essere, Certo, per esempio, perché ma hanno anche un altro target. La serie di Resistance. Cioè, sono, guarda, per dire, le pedine militari sono circolari alla stessa maniera e sono sostanzialmente generiche alla stessa Certo, maniera, perché tolti gli spy sono uguali per tutti. Cioè, cambia il simbolo solo per indicare che invece di metterti il pilotto di così, ti metto il cannone per indicare che ne ho sei, ti metto sì, la cuneta però per indicare che ne insomma, ho in quattro. ogni caso, il punto di partenza è sempre quello. Anche lì le carte sono risorse, anche lì c'è il discorso che puoi avere una ricerca della vittoria che non passa necessariamente, che puoi giocare anche solo su te stesso,
Cioè, da quel punto di vista, anzi, partire da Ansent, arrivare a giochi magari tipo Successors o il Restend o cose di questo genere, non è un passaggio logico così complicato come uno potrebbe pensare. No, è vero, è abbastanza soft il passaggio, perché bene o male seguono, attenzione, le stesse dinamiche, con meccaniche diverse, ma seguono le stesse dinamiche. Quindi alla fine sì, è chiaro, però sai che c'è, Fulvio, dovrò parlare in futuro, mi sono messo d'accordo con qualcuno della Tana dei Goblin, di 5 giochi che possono portare dal board game al wargame. E non è così al wargame puro, e quando dico wargame puro, così faccio contento qualcuno che ci ascolta, parlo dell'ex encounter con tabelle di combattimento, rapporti di forza e tiri di dadi per risolvere con le zoc, diciamo, questo è il wargame puro. E penso che l'ultimo stadio, l'ex encounter, molti non ci arrivano, ma non perché non vogliono, è perché si fermano prima. Questo è possibile, ma secondo me il discorso dipende molto da come si imposta il percorso, perché per dire, io arrivate una volta che li porti a giocare i Restend, che ad esempio non mi porrei nessuno scrupolo eventualmente a tirar fuori il gioco fatto dai polacchi sulla sedia di Vienna, visto che per esempio nella partita del torneo di Restend la sedia di Vienna è la cosa che succede 99 volte sì, 100. Sì, è vero, sì. La sedia di Vienna praticamente è un fatto scontato, bisogna vedere solo quando. Esatto. A quel punto tiri fuori Vienna Parcani nel 1683 che ha fatto Zaleski. E quindi lo vai a rigirare. In effetti... E dici, guarda, hai visto come funziona così? No, vuoi vederlo fatto nel dettaglio con i tali cavallerie che si prendono a legnate intorno a Vienna? Eccolo qua. È interessante questa riflessione, vedi, l'hai fatto adesso in maniera strategica, adesso facciamolo in maniera operazionale, sempre che ti interessi l'argomento, chiaramente. Sì, è possibile questo passaggio, sì, mi piace. Fulvio, 65 minuti di trasmissioni, ci siamo dilungati, però ragazzi abbiamo fatto una bella chiacchierata, diciamo che al momento possiamo riassumere dicendo Ancient Civilizations è promosso, Fulvio l'ha giocato tanto, gli è piaciuto sia dal punto di vista delle meccaniche ma anche come è stato sviluppato, che non è un German per usare questo termine, perché c'è uno sfondo storico dietro ricercato e strutturato. Dunque, vediamo un po' se si riuscirà a fare un video. Ci sono dei video in giro, ecco, avevo chiamato anche Riccardo Masini, francamente non l'ho ancora guardato, perché il video poi alla fine probabilmente servirà a far giocare più persone. Vediamo un po' se si riesce a fare, non so se qualcuno l'ha già fatto un pochino più immediato, perché adesso siamo scesi nel profondo, però qui qualcuno dovrebbe capire le meccaniche base. Vabbè, ci ripromettiamo di farlo. Senti Fulvio, ma un'altra ospitata qui sul podcast, di che cosa vogliamo parlare? Non lo so, dimmi tu. Vogliamo parlare per esempio dei giochi di Zaleski? Bravo, ecco, allora, dei giochi di... Dammi 10 giorni da finire le... Assolutamente, no, io ormai a tutti voi vi tengo ogni settimana, 2 settimane, anche 3, e poi parliamo dei giochi di Zaleski, però aspetta, ci dobbiamo focalizzare su un sistema. Vogliamo focalizzarsi sull'operazionale o su qualcuno dell'antico? Perché dobbiamo dire pro e contro, ragazzi, noi siamo oggettivi, quindi dobbiamo dire pro e contro. Vogliamo focalizzarci sull'operazionale Seconda Guerra Mondiale o su qualcuno che a te è parso degno di interesse? Ma allora, io ho finito di tradurre le regole di Usaria. Sì? Sulle battaglie della guerra dei 30 anni, quelle con gli Ussari alati, giusto per capirci. E sto finendo, ho fatto una traduzione dell'operazionale bara strategico sulla campagna del 1920. Sì? E sto finendo, utilizzando le regole dell'operazionale, il regolamento nuovo, il VB95, che è il nuovo operazionale generico. Sì. Però lo sto usando per la battaglia operazionale su Varsavia del 1920. Ah, penso che ci sono due titoli. Sì, Polanda 1920. E funziona? Perché io l'operazionale l'ho limitato alla Seconda Guerra Mondiale, quindi non so se possa funzionare nel 1920, non ne ho idea. Sì.
Sì. In teoria sì, perché è chiaro che chiaramente non ci sono alcuni elementi tipo le artiglierie semoventi, non ci sono. Ci non sono c'è tutta la fase di artiglieria. No, c'è anche l'artiglieria, c'è anche, però sono tutte trainate a cavallo. Cioè, diciamo che da quel punto di vista, oltretutto ce ne, anche ce ne sono anche poche. Carri armati, praticamente non c'è niente. Non c'è nulla, ok. Però dici che funziona l'operazionale. Poca roba. Sì. Hanno qualche tank, ma cioè, sono, si immagino, Guderian, tutta un'altra roba. Cioè, diciamo che da quel punto di vista è più. Diciamo che il motore funziona, c'è il discorso che chiaramente se uno si immagina la battaglia della seconda guerra mondiale, lì va, non ci siamo, sostanzialmente c'è il polacco, da un lato c'è il russo che ha l'armata a cavallo di Gudjonny e quindi sostanzialmente gioca molto di manovra e chiaramente ha poca artiglieria, poche armi pesanti, ma cerca sostanzialmente questo discorso di queste masse di cavalleria che si muovono tantissimo, e il polacco che è sotto numero, che cerca di contrastarlo. Fulvio, ti blocco perché sennò facciamo un'altra ora su Wojciech e devi tenere in riservo queste cartucce per la prossima volta. Fulvio, grazie per la tua gentilezza, ci vediamo sicuramente fra 2 settimane, perché o fra 10 giorni, così parliamo veramente dell'operazionale, che già ne avevo parlato diverso tempo fa, però parlarne sul gioco specifico, e questo potrebbe essere un'idea di questo Polonia 1920, potrebbe essere un'idea. Quindi Fulvio, a risentirci, grazie per la tua pazienza e efficacia nello spiegare il gioco. A presto, un grande abbraccio. Ciao Fulvio, ciao ciao. Bene ragazzi, mi sono divertito un mondo, siamo stati molto molto tecnici, diciamo, però ogni tanto queste puntate ci vogliono. Paolo mi diceva: Diego, non potrei dare i giudizi perché esistono più regolamenti 3D. Ah, state parlando di 3D. Diego, sicuramente a me piace sia 3D sia 2D. Ehi, Diego e Paolo, preparatevi per questa puntata sugli eserciti del XVIII secolo. Paolo, Diego e Max online hanno avviato la diatriba del wargame 3D e 2D. Però voglio concludere la puntata di oggi con il nostro principale topic, cioè Ancient Civilization of the Inner Sea. E Fulvio, che l'ha giocato tanto, avete sentito, ce l'ha spiegato anche in dettaglio, l'ha promosso. Io, come a prima vista, dato che l'ho aperto solo ieri, lo promuovo al momento, chiaramente con un giudizio molto approssimativo. Mi pare che anche Riccardo Masini l'abbia promosso e l'abbia fatto giocare a Gioco e Storia da Giovanni Forte, quindi mi sembra un qualcosa da provare da tutti intorno a un tavolo per divertirsi. Vi posso assicurare che il regolamento è scritto bene e non ci sono particolari chiarimenti da fare. Dunque, Ancient Civilizations, grazie Mark per la gentilezza che hai avuto nel rispondere alle domande, sei uno di noi e vi ricordo, contattatelo che risponderà a qualsiasi vostra domanda, perché è una persona molto disponibile. Con questo vi saluto ragazzi, a domani con Francesco Frank e il suo Empire of the Sun. Dico suo perché lui è veramente una sorta di fanatico di Empire, e io che mi riprometto sempre di studiarmelo, mi sono fermato solo a South Sea, l'espansione che c'è in C3I, ma non riesco ancora a piazzarlo, e domani parleremo in dettaglio con Francesco Frank, parleremo anche di Giappone e Stati Uniti, inizio Seconda Guerra Mondiale, parleremo di film, perché parlerò con Francesco Frank anche di questo recente Midway. Insomma, domani puntata multimediale, vi aspetto, un grande abbraccio, vi voglio bene, a domani, via con la sigla.
Grazie.